Principessa Maria Gabriella di Savoia ha infatti visitato le tombe dei nonni Vittorio Emanuele III e la regina Elena nella cappella di San Bernardo al santuario Basilica di Vicoforte. Un'emozione forte l'ha espressa la principessa Maria Gabriella di Savoia al suo arrivo al santuario di Vicoforte, dove lo scorso dicembre sono state traslate le spoglie del nonno Vittorio Emanuele III e della moglie, la regina Elena, che erano morti in esilio. Un santuario stupendo come le montagne che lo circondano, aggiunge la principessa, accompagnata dal conte Federico Radicati di Primeglio, delegato dai Savoia per la traslazione delle salme, e dal professor Aldo Alessandro Mola, direttore dell'Associazione di Studi Storici Giovanni Giolitti. Maria Gabriella, che più di tutti si è adoperata per il ritorno in Italia delle salme a 70 anni della morte, è stata accolta dal rettore del santuario, Monsignor Meo Bessone. La principessa è venuta a Vicoforte su invito del Rotary Club di Cuneo, presieduto dall'avvocato Gian Maria Dalmasso, 10 anni dopo la sua prima visita al Club di Cuneo, di cui fu ospite il 13 giugno 2006, 60° della partenza di Umberto II dall'Italia. La prima visita ufficiale di Sua Altezza Reale, la principessa Maria Gabriella di Savoia, che ha visitato le tombe dei nonni Vittorio Emanuele III e la regina Elena, su invito del Rotary Club di Cuneo, di cui è componente onoraria dal 2006. È un fatto molto importante, perché sta a sottolineare il legame tra la provincia di Cuneo, tra il vecchio Piemonte e la principessa e la memoria storica dei re d'Italia. La prima impressione sull'emozione suscitata da questa visita. No, quella di averli visti qui a Vicoforte, in questo contesto stupendo di questo santuario fatto da Carlo Emanuele I, dunque penso che i nonni sono contenti. Ecco. Insomma, mi è molto emozionato l'idea che siano qui adesso finalmente in Italia, finalmente riuniti, loro che durante la loro vita terrestre erano molto uniti, penso che finalmente sono insieme dopo tanti anni, perché mio nonno è morto credo 70 anni e mezzo fa e mia nonna un po' dopo è morta nel 52. E niente, sono contenta. E poi ho portato anche mia figlia, porterò anche i nipotini per vedere anche questo santuario che è stupendo, veramente una cosa straordinaria. Ruolo fondamentale nel riportare le salme è quello del capo dello Stato, riconosciuto anche da Maria Gabriella. Senza di lui non avremmo potuto riportare le salme in Italia, perché è lui che doveva dire sì o no, e lui ha detto che era d'accordissimo. Continua invece, torniamo a